Sono state oltre 700 le iscrizioni alla passeggiata nella valle di domenica pomeriggio e circa 1000 i partecipanti, organizzata dal Lions Club di Agrigento con l'adesione di oltre 50 associazioni di volontariato. L'edizione, giunta al suo secondo appuntamento, aveva come obiettivo il risveglio muscolare nella Valle dei Templi. Il percorso era di circa 7 chilometri per quelli più allenati, mentre per i principianti era ridotto a 3. La manifestazione si è conclusa inoltre con un aperitivo offerto da Slow Food. Quando si fa squadra, si fa rete, l'associazionismo è quello buono, il risultato non può che arrivare. Agrigento mette il meglio di sé e qui con grande entusiasmo la gente si ritrova con grande voglia di divertirsi, di promuovere quelle sane abitudini che i Lions vogliono, appunto, su cui vogliono sensibilizzare Lions, cioè la salute. E già ancora siamo nel momento del raduno, c'è tanta gente ancora in coda che deve arrivare e già come vedete l'area è assolutamente gremita di persone che sta cominciando a divertirsi, a socializzare e a fare il riscaldamento. Confidiamo che ogni anno possa essere sempre più partecipato a questo evento e ringraziamo tutte le 50 associazioni prestigiosissime che hanno dato il loro contributo affinché questo potesse realizzarsi e il distretto, il governatore Angelo Collura, che ha creduto anche quest'anno a questo importantissimo evento. Parliamo del percorso, come si snoderà la manifestazione? Sì, adesso finirà, appena finisce lo stretching cominceremo il percorso, tutti i partecipanti partiranno insieme secondo un percorso che si dividerà in un certo punto e consentirà a chi è che ha scelto il percorso breve, che è accessibile appunto a tutti, di ritornare nell'arco di 40 minuti, e invece chi invece si sente in grado di fare un percorso più impegnativo, per chi è più allenato, andrà addirittura, uscirà dal parco da San Nicola per rientrare al quartiere ellenistico e poi ritornare dal Cardo, vedendo posti che normalmente gli agrigentini e noi quando veniamo qui non siamo avvezzi a vedere. Quindi scopriremo al tramonto la nostra Valle dei Templi, facendolo tutto in simpatia, in armonia, divertendoci in questo momento di grande poesia per Agrigento e per la nostra Valle dei Templi. Non avevamo dubbio che la gente rispondesse in questa maniera così calorosa e numerosa. Ormai lo sport, l'attività fisica, il benessere psicofisico della persona ormai è uno stile di vita, e noi Lions abbiamo interpretato questo modo di fare, modo di vivere, come promuovendo questa passeggiata ecologica, un risveglio muscolare, come dice il nostro Achille, che sicuramente ha avuto un riscontro notevolissimo. L'anno scorso l'abbiamo fatto all'alba, quest'anno lo facciamo all'imbrunire. Un momento esaltante davvero, la seconda edizione, tanta gente è presente, la passeggiata della salute ormai è una passeggiata per tutti veramente, poi in un contesto come la valle diventa una cosa davvero spettacolare. Anche noi quest'anno siamo presenti come Unione Sportiva Agri con il nostro ente, siamo ben lieti di partecipare, siamo ben lieti di poter fare questa passeggiata insieme a tutti quanti. Questo è lo sport della salute, questo è lo vero sport che dà l'iniziativa per poter valorizzare il nostro territorio e la salute. È una bellissima iniziativa, veramente sono contento di partecipare e rappresentare anche il mio club, perché il Panathlon significa sport, è il club che diciamo si occupa un po' di tutte le tematiche sportive a livello diciamo cittadino e quindi del nostro territorio. Questa iniziativa che coinvolge tutti e che porta a muoversi con questa grande massa di gente è chiaro che può essere solo una cosa positiva per noi, e quindi noi siamo qui a promuovere, siamo anche una delle associazioni che ha promosso questa bellissima giornata. Allora, seconda passeggiata della salute nella Valle dei Templi, i Lions in mezzo alla gente per stare insieme, per stare bene, in concordia, in armonia e in amicizia. E anche noi quest'anno siamo nuovamente presenti a questo splendido evento che il Lions ha organizzato. Speriamo di non intervenire lavorativamente parlando, se non per qualche piccola sbucciatura, qualche piccola cosa che si è fatta anche l'anno scorso. E prepariamo come anche l'anno scorso dei piccoli assaggini per i corridori, diciamo tra virgolette. Quest'anno abbiamo preparato il latte di mandorla naturale, biologico, integrale, e dei pasticcini che sono un presidio slow food, che sono a Cudduredda di Delia.